Abbiamo fatto questo sopralluogo oggi con i geologi, gli esperti, per cominciare a prendere visione e a programmare quelle che saranno le attività da fare. Prima fase sicuramente delle fasi di studio per capire l'entità del fenomeno e di monitoraggio per capire qual è il tipo di evoluzione, in maniera tale poi da procedere a quelle che sono le progettazioni e la successiva realizzazione degli interventi più urgenti, un po' similmente a quello che è stato fatto negli anni nell'abitato di Mendatica, che sapete sorge su una frana storica, e in cui gli interventi, il monitoraggio e poi gli interventi successivi realizzati hanno consentito di limitare i danni nell'abitato, nonostante l'entità del fenomeno, appunto i danni sono stati molto più limitati che in questo punto. Qui la situazione è molto difficile, man mano che avremo i risultati di queste attività vedremo di tenere aggiornato il comune e prenderemo le decisioni più opportune. Di più non possiamo dirci. La frana di Mendatica abbiamo controllato tutto il sistema di monitoraggio complesso che è in atto e ha retto, movimenti minimi o nulli. C'è stato solo dei movimenti superficiali nella zona a monte. Il sistema di drenaggio in atto anche ha retto e ha funzionato. Sì, lì si partiranno adesso i lavori per salvaguardare due o tre case vicine. Sì, oggi sopralluogo ci siamo visti prima a Mendatica e abbiamo fatto tutte le emergenze di Mendatica, siamo stati sul territorio, prima o poi abbiamo fatto una riunione in comune dove ci siamo confrontati sulle problematiche. Adesso siamo venuti qua a Monesi per vedere di nuovo appunto la situazione qua, che è sempre gravissima, e quindi no, ma comunque un incontro direi molto positivo con la regione, con tutti i tecnici che quindi si stanno facendo discorsi concreti, e adesso in base poi a tutto quello che potremo avere di dati e sondaggi e quant'altro, comunque poi si comincerà a parlare comunque di cominciare a rimediare a questo disastro che ci ha colpito. Sì, il famoso decreto che fino adesso non è ancora arrivato, e questo qua ci lascia appunto esterrefatti e cioè non si sa come sia possibile che non sia stato immediatamente emesso. Comunque ci auguriamo che, anzi, vogliamo che il governo comunque almeno su questo, anche con tutti gli eventi che sono successi dal referendum e tutto quanto, continui ad operare in questo senso e che sia vicino a noi in queste condizioni, e quindi stiamo aspettando, siamo in attesa.